Salone di Parigi 2016, si aprono le danze. Siamo primo stand, quello Skoda, dove la vera novità è la Skoda Kodiaq, ovvero la SUV di grosse dimensioni della casa ceca. Facciamo un giro intorno alla vettura, vediamo com'è. Allora, innanzitutto le dimensioni, sono 4,70 m di lunghezza, che è... la pongono a metà strada, per capirci, tra una Kia Sportage ed una Kia Sorento. Devo dire che però i 4,70 m sono ben mascherati da questa linea che è muscolosa. Mi piace parecchio la linea che taglia tutta la fiancata e mi piace la finestratura bassa, è grintosa, ecco, nell'aspetto. E poi il frontale che ovviamente, come dire, lancia il nuovo corso stilistico di Skoda. Quindi una bella calandrona cromata, i nuovi gruppi ottici molto sottili, ovviamente con luci a LED, e poi questo nuovo motivo, appunto, come vi dicevo, del nuovo corso stilistico di Skoda, per cui una sorta di unica mascherona che comprende anche i fari, che poi vedremo nei prossimi modelli. Andiamo a vederla dietro. Anche dietro in effetti il colpo d'occhio è notevole, perché i LED sono sottili, le luci sono quindi sfilate. A me piace, la trovo elegante e sportiva. Una cosa che adesso però, visto che parliamo di una SUV di queste dimensioni a 7 posti, è ovviamente la capienza del bagagliaio, che adesso andiamo ad aprire e vi faccio vedere. Apertura elettrica. Bagagliaio, ecco, questa è la versione a 7 posti, vedete, i due sedili sono reclinati in questo momento. Così si hanno 720 litri di capienza disponibile. Tra l'altro il bagagliaio mi sembra veramente ben arredato, nel senso che ci sono un sacco di attenzioni che facilitano il carico e lo stivaggio dei bagagli. Per esempio, questa paratia posso tenerla sollevata, così da caricare solo questa zona e evitare che i bagagli vaghino per l'abitacolo. E poi, tipico di Skoda, viene a vedere, c'è la presa, la torcia che si stacca e posso tenere con me per eventuali controlli. I sedili si reclinano con due pratiche maniglie. Adesso non si reclina perché c'è un signore lì seduto che fa le foto. Però i numeri che contano di questo bagagliaio, 720 litri che aumentano e arrivano fino a 2065 con la seconda fila di sedili reclinata. Io adesso però vorrei farvi vedere l'abitacolo e direi che possiamo spostarci su questa qua. Ecco l'abitacolo della Kodiaq. Bello stile ovviamente è quello, quindi Skoda, del gruppo Volkswagen. Sobrietà, eleganza, perché a me, devo dire, piace. Poi in questo colore bicolore, quindi beige e nero, secondo me è la quadratura del cerchio. Abbiamo la strumentazione con il display digitale a colori e poi il grosso display centrale da 6 o da 8 pollici, come in questo caso, che racchiude tutte le funzioni dell'infotainment. E guardate, al tocco del dito è davvero sensibile, un po' come quello del cellulare, davvero un bel lavoro. E poi ovviamente cambio DSG optional e trazione 4x4. Come tutte le ultime vetture del Skoda, quindi del gruppo Volkswagen, la qualità percepita e la qualità comunque reale dei materiali è davvero alta, secondo me, perché si sta proprio bene. Ecco, una particolarità che farà felice tante persone quando sono un poco attente quando aprono lo sportello è proprio questo. Una sorta di protezione dello sportello che evita, quando siete veramente un po' sbadati e aprite con troppa foga, di sbatterlo contro il muro o un'altra vettura. E rientra, vedete, in automatico dentro quando chiudete. E di serie su tutte e quattro le portiere, ovviamente. Torniamo in abitacolo un attimo. Beh, ragazzi, lo spazio è davvero abbondante, si sta proprio bene. Io, vabbè, non sono altissimo, lo sapete, ma davanti a me ho tantissimo spazio. È una vettura premium la Kodiaq, perché anche per esempio dietro ho a disposizione il climatizzatore, la ventilazione o il riscaldamento dei sedili. Altra cosa su cui vale la pena fare il punto, ovviamente, i motori. Cosa c'è sotto il cofano? Allora, la Skoda Kodiaq parte da un 1.4 TSI da 125 cavalli, benzina,
Poi c'è il 2000 da 150 cavalli, che poi credo sarà la motorizzazione preferita dagli italiani, e poi c'è il 2000 nella versione da 190 cavalli e 400 Nm di coppia. Il cambio sarà 6 marce manuale o DSG a 7 rapporti come detto, e la trazione integrale 4x4 o anteriore. Ultima cosa, prima di chiudere, i prezzi non sono stati ancora definiti, ma a novembre verranno trasmessi, per cui li sapremo. Però in concessionaria arriverà a marzo 2017.